Ciao ragazzi, come state? Spero che vada tutto bene. Oggi è martedì e quindi benvenuti in una nuova reaction. Che bello, tornano le reaction, tornano di martedì, anche se come vi ho detto l'ultima volta non so se rimarranno un appuntamento settimanale perché voglio reagire solo ai video un po' più importanti, quelli che mi mandate veramente in tanti. In America purtroppo non sono riuscito a registrarne perché non avevo il mio setup, la mia attrezzatura col portatile era un po' difficile e quindi ho qualche video da portarvi nelle prossime settimane. Prima tra tutti l'esibizione di Shin Lim al Jimmy Fallon Show che mi avete mandato in decine di voi scrivendomi: Ale ti prego fai la reaction, cosa ha fatto, i miracoli, sono veramente curioso perché mi avete messo un po' di hype. Prima di cominciare mi raccomando, se ancora non mi seguite su Instagram, Alex Magix, ve lo lascio qui, andatemi a cercare e followatemi. Tra l'altro adesso sarà strano fare le reazioni a Shin, una volta che ci siamo conosciuti abbiamo fatto i video insieme, se non li avete visti, i video da Las Vegas insieme a Shin Lim, vi lascio qui la scheda e siamo diventati amici, non posso più parlare male di lui, no vabbè non l'avrei fatto comunque perché è un mito, ma a parte questo, prima di guardarci l'esibizione da Jimmy Fallon, voglio guardare anche quella che ha fatto al Kelly Clarkson Show, perché è stata l'unica a cui lui si è fatto l'auto-reaction, cioè sul suo canale ha caricato la reazione alla sua stessa performance. Ovviamente se l'ha fatta vuol dire che ci sarà stato qualcosa di particolare, io non ho visto ancora nessuno dei due video, quindi gustiamoci il Kelly Clarkson e dopo andiamo a vedere il Jimmy Fallon. Senza perdere altro tempo, cuffie in testa e partiamo. Play. Niente intro, niente di niente qua. Giochi a carte, giochi... Mi sono perso un attimo. Giochi a carte? Giochi d'azzardo? No? Ma gioco alle slot machine. Male, molto male. Ve l'ho sempre detto, non giocate d'azzardo. Anche le slot sono un gioco d'azzardo. Non fatelo. Capito che ti piacciono, ma non si fa. Buttate soldi. Ma no, ma come? Come le vecchiette. Ma mica ci giocano solo le vecchiette. Vabbè, non giocate, ci ripeto. Gli assi sono una buona carta da avere. Quindi ora li farà apparire in qualche modo. Bomba, molto carino. Vabbè, io lo faccio con una carta, cioè più o meno simile. Questa roba con 4 me l'aveva fatto un ragazzino tipo a un raduno vecchissimo, quando avevo 10.000 iscritti forse. Mi ho questa immagine. Vabbè, andiamo avanti. Ti dico una cosa, non voglio usare gli assi. Ah, è troppo facile. No, è troppo cliché. Quindi, no, ok, concentrati anche sul dorso. Metti la mano così, tieni gli assi. Assicurati che non mi avvicini a quelle carte. Tieni le belle strette. Ora Max, sono un tuo grande fan. Non so chi sia il tipo, scusate, sono ignorante sui tizi famosi americani. Grazie ma sono nervoso. Tutte le carte sono diverse. Pensa a una carta, ce l'hai? Sì? Io non so, nessuno nella stanza lo sa. Che carta era? 3 di quadri. E guarda ora come te lo dico, fa così e il 3 di quadri esce come gli assi. Ma le ha detto, no way, non è ancora successo niente. Sto solo dicendo, non è possibile, ancora prima che cominci. Ok, guarda il 7. Vedrai che prendo il 3 dal centro e lo metto sopra. Ok, ci sta. What? Lei è lo spettatore perfetto che uno vorrebbe avere. Le sue reazioni sono perfette. Ah, gli fa, non è la parte migliore. Le come fanno essere la parte migliore? La parte migliore è che... No, raga, ma allora o hanno nell'inquadratura, ma prima le ha fatte vedere, erano tutte diverse, dai. E non è Svengali, ovviamente, perché le sta aprendo normalmente. Non ho idea. Ogni carta diventa 3 di quadri. Chi è? Kelly, senti gli assi che si fondono e diventano una singola carta? E anche lì, cioè prima li ha fatti vedere e poi li ha dati in mano. E lei, come hai fatto? Ma non li hai ancora visti? Apri ste mani. 3 di quadri, vai. Apri le mani, non voglio. Ma voglio capire se è una carta sola oppure sono tipo lo spessore di 4. Perché sennò come ha fatto a non sentire che era una sola? Vabbè. Ok, so cosa state pensando. Ok, ora tutte le carte sono uguali e prima erano tutte diverse, giusto? Beh, è quello che sto pensando anch'io. Anche se le facce sono tutte uguali, questo me lo sono perso completamente. Non mi ricordo neanche se le ha fatti vedere prima tutti i dorsi.
Ora che sono tutte diverse, dimmi stop, Kelly, dove vuoi? No, 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 say stop. Ma devo farlo anch'io. No, dimmi stop mentre lo faccio. Stop, ok. Vorrei il tipo là dietro. Io vi dico degli nomi degli hotel. Dimmene uno. MGM, ok, great, great. MGM, dove ci sono i match di box. 2020 torna Mayweather, eh? Non so se avete sentito l'annuncio, se seguite la box, io sono gasatissimo, quasi quasi torno a Las Vegas per vederlo. MGM Grand. Guarda, se ora tutti i dorsi diventano MGM, io giuro, quitto, stoppo la reaction qua. Posso prendere l'hotel? Ok, lo fa sparire. Vabbè, che epiche le sue reazioni. Non mi sono avvicinato con la carta, giusto? Cosa sta per fare? Ora al posto del 3 di quadri c'è davanti MGM, non lo so. È diventata più spessa? No, gli fa tipo Cannibal Cards. Ora la strappa. No, Kate, guardate. Strappa. Guarda, dentro la carta. No, ma lei che epica. Ok, delicata, guarda, attenta. È un angolino. No, è intera, come ci ha messo una carta intera dentro? Io lo facevo con l'angolino. Che bomba. Cioè, lei è proprio senza parole. Ma non so cosa fare. Madonna mia, che bomba. Che figata sta routine. Le considerazioni le faccio tutte alla fine. Adesso voglio guardarmi subito anche Jimmy Fallon, che sono nel mood, pronti via. Allora, siamo, c'è con noi un grande giovane mago, vincitore due volte di America's Got Talent. C'ha la residenza al Mirage Hotel di Las Vegas con il suo show Limitless. Shilim. Scusate se ero un po' in ritardo, ma dovevo ascoltare e pensare alla traduzione. Eccoci, ci siamo. Ah, ma è lo stesso studio, un déjà vu, stesso studio dell'altra volta qua dove ha fatto comparire le carte nei taschini tutti quelli della band, cose incredibili. Prendi, guarda le carte, prendi una carta nel mazzo che vuoi. Jimmy, ho costruito la mia carriera intorno a 52 carte, che è un po' una cosa strana se ci pensi. Quindi voglio fare un passo in più. Ne userò una sola. Dammi la carta. All right, cool. You have the card. All right, now I just instead of focusing on abbiamo the card, la carta. Focus just on the corner of the card. Ok, invece di focalizzarti sulla carta, voglio che concentri la tua attenzione solo sull'angolo. Queen of spades, okay, watch. Donna di picche, ok. Focus on the corner. I'm gonna, you can actually hear. Senti. The rip happening, yeah? Che lo sto strappando, vero? Lo tolgo tutto. Ok, ora soffia sull'angolo. Just like that. È già andato. Ok, e qua ci sono. Qua mi sono perso. Pensavo che fosse in un modo. No, tipo, non so come ti chiami. Non mi sono avvicinato. Girati. Ah, questo l'ha fatto anche lo show. Ora ce l'ha sulla schiena. L'ha fatto anche Limitless. L'ho visto live questo. Girati. Boom, eccolo lì. Ovviamente live lo fa un po' diverso. Qua non si è veramente avvicinato a lui. Live lo fa un po' diverso. Prendilo, prendi l'angolo. Se riesci. No, grab the corner. Did you grab it? I grabbed it. You grabbed it. Prendilo, l'hai preso, sì. Grab the corner. There we go. Okay. Okay, grazie. Pensavo che l'avessi fatto sparire. Hand out like this. Yeah. Mano così. Lascia una tua mano, chiudi la mano. Concentrati sull'angolino. Niente nelle mie mani. Ok, ora sentirai qualcosa di interessante. Il pezzettino si disintegra. Che figata. Open up your hand. Apri la mano. Wait, no. Che boh! Raga, questa è una chicca, cioè non so se l'ha fatta apposta. Allora, guardate il fumo. Fumo, ok. Lui toglie la mano. Quando lui apre la mano, zoom, e c'è ancora il fumo. Cioè sembra che sta ancora uscendo dalla mano il fumo, capito? Anche dopo che Shin ha tolto la sua mano. Che boh, cioè questa è una chicca incredibile. Ma non solo sparisce. Guarda la donna. Uno, due, tre. Ora ho capito perché mi avete detto ti prego guardalo, questo è a livelli CGI proprio. Ok, quattro pezzettini differenti. Lui è spaventatissimo, sembra una roba voodoo. Voglio correre via, voglio scappare. Ma non ho finito, questo si guarda sperando che gli è apparso qualcosa ancora addosso. Ok, aiutami a contare fino a tre. Pronto.
1, 2, 3. And look, they reappear right over here. Col saltello anche. Jimmy, look, it's still missing a corner. Ma manca ancora l'angolino, giusto? Your tie, can you take your tie? Flip out your tie. La cravatta, prendi la cravatta e gira la cravatta. Allora, come è arrivato? Allora, o nel camerino, ma come è arrivato quel pezzo lì dentro? Cioè, i sarti gliel'hanno messo. Ma poi ricordatevi una cosa, che tutto questo è iniziato con lui che dà il mazzo al tipo e gli fa: vai nel mazzo e scegli una carta a caso che vuoi. Cioè, questo è stato l'incipit del gioco. Vabbè. Finito. Ho visto una cosa. Ho visto una cosa. La sua bocca era così. Beh, lo spoilerò perché l'ho visto, dai. Ora esce il fumo, sicuro. Quando fa così... Dai, perché c'è il fumo? Eccolo lì. Ma l'angolo! Ma l'angolo! Ma guarda! Guarda lì! Dov'è? Dov'è? Buon Natale, grazie. Madonna. Che bomba. Raga, ha fatto un upgrade. Ha fatto un upgrade. Cioè, ero abituato a vedere sempre le solite cose. Sia quello di Kelly che questo è un upgrade. Non so da dove gli esca tutta questa creatività. Cioè, in realtà lo so perché me l'ha detto l'intervista. Ma ti prego, lascia un po' di creatività anche agli altri. Perché vuoi fare tutto te? Cioè, più che altro ci sono su dei pezzi tecnicamente, delle routine. Però è il fatto di metterli tutti insieme. Cioè, la roba sulla cravatta, il coso, la carta che si divide in quattro, che torna insieme. Di là le facce, tutto uguali. Poi i dorsi, tutti diversi. Poi la carta dentro... Cioè, è la costruzione delle routine che è veramente una roba fantastica da ammirare, perché è creativo e fortissimo. Cioè, sono degli effetti molto forti. Quello di Kelly probabilmente posso anche rubarglielo, cioè una routine che potrei pensare di rifare. Non so come, perché ci sono dei punti che mi sfuggono ancora tecnicamente. Questa, impossibile assolutamente, non so cosa ci sia dietro, robe tecnologiche, poi la carta nella cravatta, cioè non ho la minima idea. Ma se lasciate 20.000 like, vi prometto che ritorno a Las Vegas e mi faccio insegnare questo, l'ultimo che ha fatto. Con le robe lo faccio anch'io nel video, faccio separare la carta. Carta pezzettini, per carte che si riuniscono, carte che riappaiono dietro le spalle, nella cravatta, ovunque. Vi giuro che lo faccio, 20.000 like e lo faccio. Ho detto poco, ma ho detto tutto. Sono contento di essere tuo amico, sono fiero di essere tuo amico. Posso dire di essere amico di un mostro sacro, perché è veramente una persona incredibile, un mago incredibile. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche sui nuovi caricamenti. Lasciate like, perché a 20.000 like faccio quello che vi ho detto, ve lo prometto. Commentate qui sotto scrivendo quello che volete. Ricordatevi di sognare in grande sempre, come ho fatto io. Sono andato a Las Vegas, sono diventato suo amico, chi avrebbe mai detto. Dream big, do bigger. Noi ci vediamo nei prossimi giorni o settimana prossima con un nuovo video. Ciao.